A rotta di collo giù per la foce con lo skateboard, folle bravata di alcuni giovani, indagini in corso. Alla presenza del capo della polizia Gabrielli, celebrato il 60° anniversario del nucleo sommozzatori. Due coltelli a serramanico di 15 e 18 cm e un manganello sequestrati dai carabinieri a un 36enne di Massa. Maestre diplomate alle magistrali, quale sarà il loro futuro? Dibattito questa sera nel salotto del signor Rossi. Giornata degli oceani inaugurata al Museo Navale della Spezia, la mostra Plasticamente. Buonasera telespettatori del TLS Giornale, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Un gioco pericolosissimo che ha attirato l'attenzione del web. Cinque giovani a bordo degli skateboard e sui pattini in linea che si cimentano nella discesa dei tornanti della foce. Il video è stato postato sulla piattaforma Vimeo e ha totalizzato migliaia di visualizzazioni. Che si tratti di un gioco pericoloso è chiaro, in una sequenza si nota uno dei partecipanti che rischia di essere investito. In breve tempo il video ha fatto il giro dei social network e farà discutere non solo sui profili dove è stato postato. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine che sottolineano come una bravata poteva trasformarsi in tragedia. I responsabili rischiano una sanzione amministrativa. I carabinieri della compagnia di Sarzana sono intervenuti l'altra sera in via Turì, dove alcuni cittadini avevano segnalato al 112 la presenza di una persona ritenuta pericolosa. I militari giunti sul posto hanno individuato e bloccato un 36enne originario della provincia di Massa. Sottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico di 15 e 18 cm e di un manganello telescopico che esteso supera mezzo metro di lunghezza, armi del cui possesso non ha saputo o voluto fornire spiegazioni. La perquisizione ha anche consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 14 grammi di marijuana, ragion per cui l'uomo, oltre ad essere denunciato per porto illegale d'armi e oggetti atti a offendere, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti. Sono gli Angeli del Blu e oggi compiono 60 anni. I sommozzatori della Polizia di Stato, festeggiati oggi alla presenza anche del capo della Polizia, Franco Gabrielli. Per noi, Laura Ivani e Davide Morina. 60 anni e non dimostrarli è il nucleo sommozzatori della Polizia di Stato, che ha la sua base logistica e operativa nel nostro Golfo, dove oggi è stato festeggiato questo importante traguardo. La giornata è iniziata con la commemorazione dei caduti e con la deposizione di una corona al centro CNES intitolato proprio alla memoria dell'ispettore Rosario Sanarico, deceduto sul Brenta nelle operazioni di ricerca del corpo di Isabella Noventa. Poi a Villa Marigola per ripercorrere la storia e le gesta del Corpo degli Angeli del Blu, con il capo della Polizia Franco Gabrielli. Siamo orgogliosi di festeggiare questi 60 anni, di festeggiarlo in questa cornice così bella che, come voi sapete, dagli anni 60 è diventato poi il centro di formazione, di specializzazione, di coordinamento dei nostri gruppi sommozzatori che sono sparsi per il territorio nazionale. Sono 27 i sommozzatori del nucleo, cui si aggiungono i 32 operatori nelle sezioni di Bari, Napoli, Palermo e Venezia. Gabrielli nel suo discorso ha sottolineato come la polizia oggi ha anche il privilegio di essere il corpo con il maggior numero di donne, oltre 15.000. Poi un ricordo di Sanarico, che aveva qualcosa che nessuna tecnologia potrà sostituire: la passione e il sentirsi parte di una missione. La cerimonia si è conclusa con la consegna di un riconoscimento a Giovanni Masiello, corso sommozzatori del 1958 e che ha preso parte a missioni come quella dell'alluvione di Firenze. Gabrielli ha poi risposto a domande di carattere nazionale, al centro il giro di vite sui migranti voluto da Salvini. Le recenti inchieste giudiziarie hanno dimostrato che ci sono delle situazioni di criticità sulle quali è opportuno svolgere la dovuta attenzione senza evitare di fare, come si usa dire, di ogni erba un fascio, e quindi bisogna essere attenti, oculati, rispettosi delle leggi e noi operiamo nel rispetto della legge secondo le indicazioni dell'autorità politica, come avviene in ogni democrazia che si rispetti. E poi la questione Ventimiglia. Ventimiglia è una realtà che, come voi sapete, da lungo tempo noi monitoriamo, perché
Molti di quelli che arrivano sulle coste italiane non hanno la benché minima intenzione di rimanere nel nostro paese, hanno percorsi migratori che prescindono dal nostro paese. Io non posso che ringraziare l'amministrazione comunale di Ventimiglia, i colleghi delle forze di polizia e anche la pazienza di quella comunità che molto spesso è costretta a sopportare un peso che è di gran lunga superiore alle stesse loro possibilità e alle loro stesse capacità. L'avviso di garanzia ricevuto dal direttore generale di ASL 5, dottor Andrea Conti, è l'ennesima tegola pesante che si abbatte sulla sanità spezzina. Ad affermarlo il consigliere regionale di Rete a Sinistra Liberamente Liguria, Francesco Battistini. L'inchiesta è partita dallo scandalo appalti in cui fu implicato l'ingegner Buccheri e l'imprenditore Sisti, che avrebbe rivelato di aver eseguito dei lavori presso l'abitazione dell'attuale direttore generale, parrebbe senza essere pagato. Da qui i sospetti dei magistrati che hanno deciso di inviare un avviso di garanzia a Conti che nelle prossime ore sarà ascoltato. 24 nuovi operatori sociosanitari, molti dei quali hanno trovato il primo impiego già a pochi mesi dal conseguimento dell'attestato professionale, il risultato del primo percorso formativo per OSS svolto dall'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Einaudi Chiodo in partnership con l'ASL 5 Spezzino. La cerimonia di consegna degli attestati si è tenuta nella sede dell'Istituto in via 20 Settembre, alla presenza del dirigente scolastico Generoso Cardinale, del referente del progetto Autilia Ferrara e della responsabile della formazione OSS di ASL 5, Paola Natali. Nell'anno scolastico 2017-18 sono 36 gli alunni delle classi terze, quarte e quinte che frequentano il corso di formazione per OSS predisposto dall'Istituto in accordo con ASL 5. Torna l'appuntamento con il Salotto del Signor Rossi, non da questa sera alle 21.30. L'argomento è la situazione delle diplomate magistrali che a conti fatti da settembre potrebbero ritrovarsi senza impiego. Vediamolo in anteprima. Nel nostro caso, appunto, noi in qualità di ANIEF stiamo cercando di mettere pressione al nuovo governo per avere al più presto una soluzione definitiva. Per avere una soluzione definitiva stiamo lottando affinché coloro che già hanno avuto il ruolo, seppur con riserva, e hanno superato quest'anno di prova, non vengano retrocesse nelle graduatorie. Stiamo cercando di essere sempre più attenti alle necessità e ai bisogni di tutto l'intero comparto scuola. Mi viene il dubbio a volte che perché la maggior parte del corpo insegnante è femmina che non ci siano le attenzioni giuste per mettere a posto questa adesso situazione. Questo non penso. Purtroppo mi viene il dubbio, perché noi donne abbiamo anche una capacità di immagazzinare tensioni e guardare all'obiettivo. L'obiettivo delle maestre è arrivare alla fine dell'anno con i compiti fatti, con i programmi svolti, con quell'attenzione che si deve avere giustamente per i ragazzi, per il futuro del paese. Lo stato d'animo è quello veramente di un tracollo, cioè si sentono abbandonate. E quindi soprattutto dallo Stato. Quindi, come dire, io per me la parola d'ordine è restituire dignità a queste persone, quindi parità di trattamento. Poi non da ultimo, perché è nostro compito sindacalmente chiederlo, è che abbiano l'opportunità, quantomeno l'opportunità di essere stabilizzate, come è giusto che sia, perché lo ricordiamo, hanno in ogni caso portato la scuola italiana e soprattutto certo. La scuola dell'infanzia e la scuola primaria all'eccellenza che tutti in Europa ci riconoscono. Perché oltretutto, oltre a Dan, abbiamo anche questa baffa, perché ci viene riconosciuto una scuola dell'infanzia, una scuola primaria assolutamente eccellente. Quindi speriamo non solo che, e mi riallaccio a tutte e tre, non posso fare diversamente, il riconoscimento della nostra dignità, del lavoro svolto a servizio dello Stato, ricordiamolo, non soltanto al servizio dei bambini, che fanno parte comunque dello Stato, perché sono i futuri cittadini, no?
Il 12 giugno alle 10.30 si svolgeranno all'interno della base navale della Spezia le celebrazioni in occasione della giornata della Marina. Alla cerimonia, presieduta dal comandante del Comando Marittimo Nord, ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, saranno presenti le rappresentanze delle associazioni combattentistiche ed arma dei comandi ed enti della sede. La Marina Militare celebra la propria giornata insieme al Corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, come unico grande equipaggio composto da uomini e donne, militari e civili, che quotidianamente con rigore, professionalità e senso del sacrificio operano per il bene della nazione e della collettività, garantendo come primaria missione la sicurezza del Paese dal mare e sul mare. E come di consueto, l'appuntamento settimanale con la nota di approfondimento a cura di Riccardo Sottanis questa sera riguarda la chiusura della strada della Ripa. La chiusura della strada della Ripa, decisa per avviare il cantiere che realizzerà le opere per la messa in sicurezza dell'importante arteria, sta provocando forti polemiche. E non poteva essere altrimenti, visto che contemporaneamente è stato aperto, a distanza di pochi chilometri, un secondo cantiere, quello per la costruzione della rotonda di Bottagna. Due opere importanti per un'infrastruttura che ogni giorno registra un movimento di ben 25.000 mezzi e che negli ultimi anni ha subito ripetuti blocchi a seguito delle frane che interessano un tratto della provinciale che collega una grossa fetta della Val di Vara alla zona industriale e alla città. Una chiusura di 15 giorni sta provocando fortissimi disagi ai pendolari, costretti a sopportare lunghe code e deviazioni che allungano i tempi di percorrenza. La domanda che oggi molti si pongono è questa: si poteva evitare un blocco di 15 giorni e soprattutto perché avviare contemporaneamente il cantiere per la rotonda di Bottagna, che aumenta i problemi sull'unica direttrice del traffico da e per la Bassa Val di Vara e soprattutto per una zona dove insistono numerosi insediamenti produttivi? L'ex assessore provinciale Giorgio Casabianca giudica un grave errore avviare contemporaneamente due cantieri su questa strada e al tempo stesso rilancia la necessità di realizzare il ponte sul Magra tra Ceparana e Santo Stefano, un'opera già finanziata peraltro per 13 milioni e mezzo e che servirebbe un bacino di 30-40 mila utenti. La strada della Ripa, anche quando sarà messa in sicurezza, non potrà risolvere da sola i problemi del traffico in una zona strategica. Il dibattito su quest'opera si trascina però da troppo tempo. Ci sembra giunto il momento di una decisione definitiva, tenendo conto che anche con la Ripa messa in sicurezza i problemi del traffico non saranno risolti, visto il forte flusso che ogni giorno si riversa su questa arteria. Domani il pellegrinaggio mensile mariano farà tappa in Val Graveglia, alla Cappella Cuore Immacolato. Alle 8 ritrovo al bivio per Polverara, in processione sarà raggiunta la chiesa. Alle 8.30 Santa Messa celebrata dal Vescovo diocesano Monsignor Palletti. L'area fiscale Confartigianato ricorda che è stata ufficializzata dal decreto collegato alla legge di bilancio la proroga a scadenza per i versamenti derivati dalle dichiarazioni dei redditi tramite modello redditi IRAP dichiarazione IVA. Il decreto è infatti previsto dall'anno scorso la scadenza versamenti unico il 2 luglio 2018 anziché il 16 giugno. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'area fiscale Confartigianato della Spezia. La UIL FPL Spezzina organizza incontri formativi in vista del prossimo concorso da istruttore amministrativo categoria C1 che indirà l'amministrazione comunale Spezzina. Gli incontri si svolgeranno al CIOFS di Viale Amendola 2 alla Spezia il 19, 20, 21, 26 e 28 giugno dalle 17 alle 18.30. Le lezioni prepareranno i candidati alla conoscenza degli aspetti giuridici e amministrativo-contabili della qualifica messa a concorso. Per l'iscrizione agli incontri, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria sindacale di Via Persio 35 alla Spezia. I detenuti stranieri, i rischi di proselitismo e progetti di integrazione. Il convegno organizzato nel Salone Multimediale di Tele Liguria Sud dalla Camera Penale della Spezia in collaborazione con l'Ordine Avvocati.
quali sono le azioni che sono messe o saranno messe in campo all'interno delle carceri spezzine nell'ottica dell'integrazione? Allora, noi da anni abbiamo all'interno del nostro istituto, ma comunque diciamo questo è un dato che corrisponde al panorama nazionale, quantomeno per il nord Italia, una maggioranza di detenuti stranieri. E quindi occorre porsi il problema, soprattutto chi è nel mio ruolo, chi gestisce, che cosa si può fare per rendere diciamo, più vivibile il carcere e soprattutto per far sì che la pausa del carcere, cioè l'esecuzione della pena, non sia fine a se stessa, ma crei le condizioni per una riammissione a pieno titolo nella società. Quindi diciamo, la ricerca mirava principalmente a dare uno spaccato, è un'indagine qualitativa, quindi voleva dare uno spaccato di quello che i detenuti pensano, corredato poi da alcune osservazioni di carattere sociologico e più in generale di approfondimento di quella che è la cultura per lo più araba. È stata svolta una ricerca all'interno delle carceri spezzine, che cosa è emerso e quali strumenti sono derivati poi di fatto dai dati che avete raccolto? Dunque, la ricerca ha riguardato 50 detenuti stranieri, una quindicina, 16 domande che permettessero a noi operatori dell'istituto di capire la loro situazione e formulare delle ipotesi trattamentali prevalentemente intramurarie, cioè dentro l'istituto, che andassero incontro alle loro esigenze. Le cose che chiedevano, che hanno chiesto, sono cose normali. Hanno chiesto di migliorare la loro cultura, hanno chiesto di migliorare la loro professionalità e hanno espresso una grande necessità di collegamento con le loro famiglie e i loro affetti. Il problema della radicalizzazione è chiaramente un problema che investe la necessità di integrare gli stranieri che eseguono la pena nel nostro paese e soprattutto di allontanarli dalla possibilità e dal rischio di seguire strade di estremismo e quindi di radicalizzazione. Abbiamo raccolto in questo volume, che si intitola Norme e Normalità, abbiamo raccolto le raccomandazioni che abbiamo formulato in 2 anni, avendo l'ambizione di fare un insieme unico di regole standard e quindi dare anche un po' l'indicazione di come deve essere organizzata la vita agli interni degli istituti penitenziari per rispondere ai principi costituzionali e alla legge. Aperte le iscrizioni per l'anno 2018-2019 al nido d'infanzia Valeria Paganini di Rio Maggiore, tutti i dettagli al numero 0187-92-1028 o sul sito del Comune di Rio Maggiore. Un incontro tra generazioni nel segno del mare, il messaggio della serata organizzata ieri dalla Fondazione Villaggio Famiglia della Spezia. Raffaele Maulella. Quando pescavano insieme lui e il ragazzo, di solito parlavano soltanto quando era necessario. Parlavano di notte o quando erano bloccati dalle burrasche. In mare era considerata una virtù non parlare e osservare in silenzio quel deserto risplendente, ricco di cose che non sappiamo, il più antico, il più dolce tra tutti gli dei. È stata una serata di qualità perché ci siamo ispirati a Hemingway, dove esaltava questo vecchio di grande esperienza che aveva come amico un giovane, e quando quella sera famosa della grande pesca con le mani insanguinate non aveva con lui il giovane, disse: come mi manchi. E il giovane, che era con degli amici a fare dei lavori, che per la prima volta aveva lasciato il vecchio, disse: ah, se ci fosse qui il vecchio con noi. E perché sono onorato di avere qui alla mia destra il colonnello Valerio? Perché noi con l'Arma dei Carabinieri abbiamo avuto l'onore di partecipare a una festa storica in ricordo di Salvo D'Acquisto, dove io dissi una frase del Vangelo: non c'è amore più grande di chi dà la vita per il fratello. Questo fece Salvo D'Acquisto. Allora, io ringrazio dell'invito il Presidente Dalmolin, che coinvolge l'Arma dei Carabinieri
sempre nelle sue iniziative, legando quella spinta che noi cerchiamo di dare allo sviluppo della relazione tra le generazioni, ma soprattutto a quanto teniamo allo sviluppo delle generazioni future, perché giovani motivati, giovani orientati al rispetto dei diritti civili saranno giovani più onesti. Quindi ringraziamo per questa opera meritoria e soprattutto per questa iniziativa che tende a esportare ovviamente questi valori, direi ovunque possa arrivare una bottiglia o il mare. Tra le 7 scuole vincitrici della Liguria saranno premiati domani alle 10 all'Ipercop Le Terrazze i bambini della Adriana Revere della Spezia, che si sono aggiudicati il primo premio nella sezione primaria nell'ambito del contest Giovani, Presente e Futuro, promosso da Coop a completamento dell'iniziativa Coop per la Scuola. Il benessere dell'anziano, nutrizione, prevenzione e movimento. Questo è il tema dell'incontro organizzato stamani dall'Associazione per i diritti degli anziani del sindacato UIL. Il servizio con le immagini di Raffaele Maulella. La UIL Liguria, UIL La Spezia soprattutto, voglio dire, in questi ultimi anni si è impegnata moltissimo su quelli che sono stati i ragionamenti sulla sanità, perché per noi la sanità e il sociale sono due priorità. È chiaro che poi come sindacato ci occupiamo anche di lavoro e quindi di sicurezza sul lavoro. Oggi il ragionamento è puntato sul discorso della prevenzione, prevenzione che è indispensabile per avere poi una collettività, voglio dire, più sana e per fare in modo che anche, voglio dire, le persone possano riuscire a invecchiare e invecchiare nel modo migliore. L'ADA è un'associazione di volontariato che è un'emanazione della UIL Pensionati, è nata a livello nazionale nel 1995 con ramificazione su tutto il territorio nazionale, regionale e provinciale. Noi a Spezia abbiamo convenzioni con gli enti locali, facciamo attività di buon vicinato, facciamo attività di trasporto sociale, facciamo attività di ambulatorio sociale. Una sana e corretta alimentazione è necessaria per il mantenimento di un buono stato di salute in tutte le fasce d'età, ancora di più nell'anziano. Un'alimentazione equilibrata è indispensabile per il modo in cui si affronta l'invecchiamento e per prevenire molte patologie. I principi sono vari, essenzialmente moderazione, quindi non esagerare con il quantitativo di cibo. Bisogna ricordarsi che con l'invecchiamento si ha una diminuzione dei fabbisogni energetici, quindi ci deve essere sempre un bilancio tra le entrate e le uscite. Altro principio è mantenere la varietà. Spesso, specialmente in una fascia di età più avanzata, si tende a mangiare in maniera molto monotona, sempre poco varia, ed è essenziale invece mantenere la varietà degli alimenti, quindi variare il più possibile mantenendo la stagionalità degli alimenti. Il Circolo Fotografico Sarzanese, in collaborazione con gli assessorati alla cultura dei comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Lerici, Luni, Santo Stefano Magra e Sarzana, ha organizzato un concorso fotografico dal tema Le auto storiche della provincia. Il concorso è aperto a tutti con una sezione dedicata agli under 18. Nella giornata internazionale degli oceani è stata aperta oggi al Museo Navale della Spezia la mostra Plasticamente, dedicata al problema della presenza plastiche in mare. Una mostra didattica dedicata alle scuole, realizzata grazie anche al contributo del Rotary della Spezia, che rientra nelle iniziative collaterali di Sea Future 2018. Il servizio con le interviste di Chiara Tenca, le immagini di Raffaele Maulella. Nella giornata mondiale degli oceani, un'iniziativa che mette in primo piano la salvaguardia. Quale può essere il ruolo di imprese e ricerca per arrivare a questo fine? Ma noi con questa mostra, che è stata organizzata da ISPRA e che come distretto abbiamo, diciamo, inaugurato questa mattina qui nei locali del Museo Tecnico Navale della Spezia, intendiamo, che si chiama Plasticamente, intendiamo portare l'attenzione su un tema che, visto che oggi è la giornata mondiale degli oceani, che è il tema della plastica che oggi viene riversata in mare a milioni di tonnellate in tutti gli oceani. È un'iniziativa che abbiamo deciso di inaugurare oggi nella giornata, appunto, mondiale degli oceani, che si protrarrà fino alla fine della mostra di Sea Future. È un'iniziativa collaterale e inserita nel programma di Sea Future proprio perché abbiamo voluto quest'anno, che siamo tra gli organizzatori come distretto tecnologico di questa importante iniziativa, questa importante manifestazione, diversificarla molto, non soltanto sui temi industriali che sono importanti, ma anche sui temi della ricerca, in particolare sui temi dell'ambiente. Qual è il valore di trasmettere la conoscenza scientifica e anche
anche la sensibilità ambientale a questi ragazzi? Allora, è un valore assolutamente inestimabile, quindi con questa mostra che è stata ideata da ISPRA, quindi dall'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, la sede di Chioggia, abbiamo avuto veramente l'opportunità di poter creare, diciamo, un piccolo assaggio di quello che dovrebbe essere poi diciamo una fonte di ispirazione per le giovani generazioni. La mostra, come abbiamo visto stamani, si compone di 5 pannelli che sono illustrati dai ragazzi dell'Istituto Superiore Cappellini Sauro e del Liceo Linguistico Mazzini, che ci hanno proprio seguito in questa avventura. L'idea è proprio quella di promuovere in tutti i modi quelle che sono le famose 5 R, quindi ricicla, riusa, riutilizza, ripensa, racconta, perché poi anche il racconto è importante. Queste giovani generazioni devono ascoltare il nostro racconto e riuscire a capire anche come pensare un loro futuro per poter cercare di ridurre non soltanto la plastica, ma anche pensare di nuovi materiali che siano effettivamente biodegradabili. Quali sono le principali conseguenze negative di questa iperproduzione di plastica nell'ambiente? Allora, la plastica è nata, diciamo, proprio come la panacea per tutti i mali. Il problema è che la plastica ha un utilizzo molto piccolo e poi dura per tantissimi anni. E il problema è che dura per tantissimi anni, non si degrada, non entra a far parte, diciamo, del nostro corpo, come entra esce, e quindi può provocare soffocamento, intossicazioni, ma non soltanto negli animali, perché è una cosa palese, noi vediamo tutti i giorni e dappertutto, ma può causare anche ovviamente dei problemi. E nel 2050 è previsto che ci sarà più plastica che pesci in mare, la stiamo già mangiando questa plastica. Domani dalle 15 grande festa nel piazzale davanti alla nuova biblioteca. Beghi, UNICEF festeggia la fine dell'anno scolastico dedicando una giornata ai diritti dei bambini. Raffaele Maulella. Conclusione in grande sabato pomeriggio per l'UNICEF e per le iniziative del 2018. Sabato ci sarà la finale di un anno di lavoro, di impegno dei tantissimi volontari che sono andati nelle scuole a parlare con i bambini della Convenzione dei diritti. E poi l'abbiamo proseguito applicando l'articolo 41, dove dice, recita, che i bambini hanno diritto di giocare. Quindi noi l'abbiamo fatti giocare, siamo andati in 51 classi della provincia e sabato tutti questi bambini, 102, verranno in piazza a contendersi il trofeo Samuele, che in quell'occasione ricorderemo un bambino del TG Ragazzi di tanti anni fa, che 11 anni fa è scomparso e che noi tutti gli anni lo vogliamo ricordare proprio con un trofeo. Ecco, tutto questo è finalizzato a un progetto unico per i bambini in pericolo. Quale sarà il programma della giornata, gli orari e dove si svolgerà? Sì, ecco, questa manifestazione svolgerà in Piazza Bertone, a fianco alla biblioteca, nuova biblioteca Beghi. La partenza sarà alle ore 16. Quest'anno ci sarà anche una novità, ci saranno il gioco dei tappini e il gioco della cigola. Un gioco delle biglie che spiegheremo ai bambini, ecco, la chiamiamo cigola, è nome dialettale spezzino. Quindi avremo il gioco dei tappini e poi termineranno tutti i bambini, i finalisti 24, con il gioco dei tappini e con le biglie. E poi ci saranno maglie, cope per chi arriva in finale, quindi sarà una giornata di gioia insieme ai genitori, perché i bambini verranno accompagnati con i genitori, che già grazie a voi di questa intervista, che ringrazio già fin d'ora i genitori che si accompagnano i bambini, per passare una giornata gioiosa. Dopo gli acquazzoni di questi giorni si preannuncia un weekend generalmente soleggiato sulla nostra costa, con umidità su valori alti. Domani i venti saranno deboli al mattino in prevalente regime di brezza, nel pomeriggio in rotazione dai quadranti meridionali con locali rinforzi fino a moderati. Quindi cielo prevalentemente sereno. Mare mosso, localmente molto mosso al largo, e le temperature comprese fra 17 e 24 gradi. Con questo è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni del TLS Giornale, arrivederci.